vicini di casa, io sono Big House, sono sempre io. E oggi proveremo insieme Notes of Obsession. Obsession, sembra quasi il nome di un profumo. Notes of Obsession. Notes of Obsession. Detto così, in modo sensuale. Mi è stato consigliato da alcuni di voi e devo dire, ragazzi, finalmente mi consigliate un random horror. È difficile trovarne di validi, per questo la maggior parte di voi mi chiede di provare horror che richiedono più di un video per essere mostrati nella loro interezza, e quindi dobbiamo per forza farci una serie. Ma questa volta siete riusciti a trovare qualcosa che possiamo benissimo vedere in un solo video. Harriet non era del tutto felice. Da quando suo marito era fuori città per lavoro, ha dovuto andare a prendere Michael dai suoi allenamenti di hockey. Avrebbe preferito starsene a casa, prendersela comoda e rilassarsi dopo una dura giornata di lavoro. Quando Michael finalmente era pronto per andarsene, per tornare a casa, Harriet gli ha urlato contro per averci messo tanto. Che puttana, cioè, ho capito che la giornata di lavoro è stata dura, che sei nervosa, però prendertela con tuo figlio Michael forse non è la migliore delle idee, no? Come sono arrivati a casa, Harriet ha trovato una bella sorpresa ad aspettarla. Suo marito le aveva mandato un pacco da uno dei suoi viaggi. Ha sempre saputo come tirarla su di morale. Dentro il pacco c'era un bellissimo music box, un carry-on, con un complicato design e decorazione russa. Sentendo le sue palpebre farsi pesanti, si è rilassata vicino al music box, si è stesa vicino al music box e ha deciso di prendersi un po' di riposo. È stata una lunga giornata e decisamente aveva bisogno di recuperare un po' di sonno. Sveglia sveglia, Harriet! Harriet sembra il nome di una di quelle principesse Disney. Accidenti, che casa! Mamma mia! Ecco, questa sì che è una Big House. Sta famiglia alla crisi non sa nemmeno che esiste. Il fatto che nel gioco è notte e sta piovendo rende il tutto più immersivo, perché anche qua è notte e sta piovendo. Quindi mi sento più coinvolto nella cosa. Oh, bello. Tipo pugnale giapponese. Fanculo. Chi è che chiude le porte? Chi è quel monaco che sbatte le porte? Michael? Figliuolo, dove sei? Sei te che sbatti le porte in faccia a mamma? Camera da letto. È proprio una bella casa sta qua, eh. Proprio una bella casa. L'unico problema è che c'è un qualcuno che sbatte le porte. È un problema serio. Lo so che sei incazzato perché ti ho trattato male, perché mamma ti ha trattato male, però non è il caso di chiudere le porte in faccia, non è una bella cosa. È proprio bloccata. E perché sta sedia è qui così? È il music box? Michael? Stai diventando troppo creepy a mamma tua. Stai diventando troppo creepy. Oddio, mi stavo spaventando per un cazzo di elefantino lì, l'elefante giocattolo. Ma non è l'unico elefante che c'è nella stanza. Cazzo! È pieno di elefanti in sta stanza, ce n'è un altro lì. Ti piacciono gli elefanti? Te ne compro uno se vuoi, eh? Un altro elefante, visto che ti piacciono così tanto, per farmi perdonare, dai, tanto... Guarda che casa che c'è qua, abbiamo i soldi, no? Abbiamo i soldi, possiamo prendere il music box. Ma perché era qua il music box? Cioè, in teoria non mi sono addormentato con il music box vicino. Wow. Che è? Ah, devo interagire. No. No. Ma... Michael, ti prego, dimmi che sei tu, figliuolo. Figliuolo? No, non mi prendi per il culo.
No, non mi prendi per il culo, non era la lampada prima, non era la lampada. Sono sicuro che prima lì c'era qualcos'altro al posto della lampada, sono sicuro. Il carione ha un effetto strano, eh? Mi sa che è il carione che fa arrivare le brutte cose. Oh! Che ca... Cos'è, mi teletrasporta anche? Ok, non va bene. Ok, ora c'è qualche altro simbolo. Eccolo! Lo sapevo che c'era un altro simbolo da attivare. Ok. No! Chi c'è l'intervisione? C'è lì una sagoma vicino al cuscino. No, no. Via. Di nuovo nell'armadio. Chi è che fa il bordello qua? Chi è? Chi è? Porca! Che cazzo è successo qua? Mamma mia, proprio un bel regalo sto carione, eh? Proprio bello! Guarda, richiama i demoni. Dai. 2 3. Ora si può uscire? Prego. Avanti, mostro. Oh. Beh, è più ordinata di prima. T'ho visto. Mi sa che è meglio che esco, eh. Via. Perché l'hai chiuso? Cosa c'è da ridere? Non c'è un cazzo da ridere, è una brutta cosa quella che abbiamo passato negli ultimi 5 minuti. Indovina chi è, c'era scritto? Chi è? Che... No, ho capito. Allora, nostro marito è arrivato a casa e ci ha imbottiti di droga. Sì. Ed è tutto uno scherzo. Perché ci sono i muri della casa che sembrano in rovina, così, boh, in decadenza? Michael? Forse sei te che mi stai facendo lo scherzo, vero? Simbolo. Cazzo! Chi è? Chi è? Da che parte arriva quella cosa? Porca puttana, che cos'è? Che cazzo è? No! Lui va di là, io vado di qua. Lui va... No, posso? Ok? Ok. Brutto. Qualcosa mi dice che più simboli attivo... E più sarà difficile la cosa, perché il carione richiama quell'essere. C'è qua, per forza. Ci deve essere. Genio! Genio! Ora devo tornare là. Tutto tranquillo? No, ci sono altre cose da attivare, merda! Che cos'è? Oh mio Dio! Oh mio Dio, no! No! No, non venire qua! Non sono qua, cazzo! No, non mi devo esporre, anche se è di spalle. Proviamo a vedere se ce n'è uno qua nello sgabuzzino, vediamo. Simbolo? No. Di qua? Di qua. Nulla. Nulla? Posso andare? Sistemalo. Sistemalo, riparalo, ma... Sistemare cosa?
No! 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 No, 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 no. E il salotto va bene, puoi averlo tu. Puoi averlo tu il salotto, no? No, 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 no. Ok. È lì. È lì. Signor mostro? Se era qua c'era un motivo, vuol dire che c'è un simbolino. Intuitivo. Intuitivo è il mio secondo nome. Che cazzo! Ecco perché odio le bambole. Ecco perché... No, no, se vieni qua mi incazzo, eh. Non venire qua. No, no, non venire qua. Posso prenderlo! Vai! Prendi! Ammazza il... Il coso... Badass. Questa tipa è badass. L'ha ammazzato. No. No, era il figlio. Cioè la foto lì del quadro dice tutto. Suo figlio era diventato un demone. No. Il figlio Michael è diventato un demone a causa dell'influenza demoniaca del music box? Oppure è il music box che le ha dato delle allucinazioni? Vicini di casa, grazie infinite per avermi consigliato questo gioco. Mi ha messo un sacco di ansia, c'è stato un sacco di build up di tensione. E davvero, anche il fatto che fuori c'è un tempo di merda ha contribuito alla cosa. Seguitemi anche sui social e mi raccomando iscrivetevi se non siete ancora dei vicini di casa. Inoltre in descrizione troverete il link per scaricare Notes of Obsession. Se vi va lasciate anche un like al video e fatemi sapere che ne pensate di Notes of Obsession. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Stay big!